Abbandona i figli in una casa vicina. Quando torna a trovarli, riceve un'amara sorpresa che la lascia in lacrime. Ciao a tutti amici, nel video di oggi vedremo una storia che spesso è capitata nel mondo, di genitori incapaci che piuttosto che prendersi cura dei figli preferiscono abbandonarli perché è troppo faticoso, che invece di smettere di farli continuano come fossero strumenti. Potete trovare altre storie anche nel mio podcast ufficiale, link in descrizione, e cominciamo. Quella mattina Maria stava pensando a una cosa, cioè la sua vita e al fatto che aveva sempre vissuto da sola. Dopo due matrimoni che non avevano funzionato e senza figli, la sua vita sembrava trascorrere tranquilla ma un po' solitaria. Si svegliava e faceva colazione, poi andava a lavoro camminando per le strade della cittadina in cui abitava ormai da anni. Prendeva il suo caffè prima di cominciare a lavorare e conversava con alcune persone. Lei era bella e quindi molti cercavano di conquistarla in ogni modo, ma ormai aveva cominciato a capire bene come funzionava. Molti uomini preferivano allontanarsi e non erano molto bravi con i rapporti d'amore. L'amore per loro era qualcosa di troppo difficile. Non tutti ovviamente, ma la maggior parte degli uomini che aveva conosciuto avevano un grosso problema nell'instaurare rapporti intimi con lei. E lei non voleva solo una cosa da una notte e via. Voleva di più, voleva essere amata. In passato ci aveva provato veramente. Il primo matrimonio era stato molto bello, pieno di invitati, pieno di speranze per il futuro, ma poi il marito ha scoperto che lei non poteva avere figli. Infatti Maria aveva una malattia che le impediva di averne. Disse che avrebbero potuto optare per l'adozione, ma il marito proprio non ci stava e un giorno la tradì, arrivando a dire che era colpa sua e che perfino la malattia se l'era causata da sola. Il divorzio fu veloce ma doloroso. Quasi 10 anni dopo aveva riprovato con un altro matrimonio, ma non era l'uomo che pensava fosse. Quanto pare era un criminale che usciva la notte a derubare i vicini. La casa di Maria era soltanto la sua base operativa, possiamo dire, e l'aveva sposata per commettere i suoi crimini. La fortuna con gli uomini non era molto presente, a quanto pare. Comunque, non lontano da lei, viveva Kimberly, una madre giovane, fertile e piena di speranze, ma spesso assente, con 3 bambini nati da padri diversi. La vita di Kimberly era un continuo cercare. Cercava lavoro, cercava amore, cercava di trovare quella scintilla che potesse illuminare il suo cammino e quello dei suoi figli, ma spesso, nella ricerca, lasciava i bambini soli. Un giorno, casualmente, vide i bambini fuori in giardino della casa di Kimberly e Maria chiese loro cosa stessero facendo. «Abbiamo dimenticato le chiavi e ora siamo chiusi fuori». Dopodiché Maria chiese dove fosse la madre e uno di loro rispose «Forse con uno dei tanti uomini che porta a casa». Lei era perplessa. Il bambino più grande avrà avuto, sì e no, 8 anni e già parlava in questo modo. Così li invitò ad entrare a casa sua e diede loro dei biscotti. Li guardò mangiare ed era come se non mangiassero da giorni. «Quando torna vostra madre?» chiese con tono preoccupato. «Non lo sappiamo, a volte sta via 2 o 3 giorni, altre volte anche una settimana, ma non di più. Lei ci tiene e torna a darci le patatine». Maria era incredula e pensava. «Come può una madre con una fertilità simile e dei bambini così adorabili abbandonarli al loro destino? Forse dovrei chiamare qualcuno». Ma durante quei pensieri la madre bussò alla porta di Maria. «Salve, sono qui i miei bambini. Ho visto le loro scarpe fuori dalla sua casa». Maria annuì e i bambini corsero da lei. «Andiamo, muovetevi, non disturbate più la vicina». Dopo lei si arrabbia. Lo disse con un tono decisamente troppo serio, quasi spaventoso. Ma Maria disse che non c'era alcun problema e che decisamente era stata troppo severa in questo caso e che potevano anche tornare. Lì l'espressione di Kimberly cambiò. «Oh, sul serio? Possono tornare? Beh, tra una settimana dovrei di nuovo uscire. Che ne dice di occuparsene?» Era molto sfacciata, ma Maria ormai l'aveva detto, quindi accettò. Passò la settimana e in effetti i bambini vennero lì, ma Maria non aveva capito che Kimberly sarebbe tornata molto più in là. Passarono 4 giorni prima del suo ritorno. Maria si era ritrovata un po' disorientata e non si era mai occupata di bambini prima d'ora, ma era riuscita comunque a trovare una routine. Gli aveva dato da mangiare, gli aveva lavato i denti ogni sera e raccontato favole della buonanotte. Erano stati 4 giorni strani, ma veramente felici. Era come se avesse scoperto un nuovo mondo. Così andarono avanti le settimane e ogni tot era felice di accogliere i bambini in casa sua. E loro si erano un po' affezionati a Maria. Giocavano con vari giochi che lei aveva comprato apposta e la più piccola del terzetto aiutava in cucina Maria. Erano giorni felici e incredibili. Mai si sarebbe aspettata di poter sorridere in quel modo dopo così tanto tempo. Ma nelle settimane a venire, ormai era un anno che se ne prendeva cura lei in alcuni giorni, la situazione divenne critica. A quanto pare non capiva come mai Kimberly aveva cominciato a mancare molto più spesso. E lei teneva i bambini molti più giorni del solito. In più vedeva soltanto un uomo, un certo Oscar, che Maria aveva visto solo di sfuggita. Non sembrava però un uomo per bene. Lo aveva visto entrare a casa, portando con lui alcuni amici con cappucci neri in testa, come se volessero nascondere qualcosa o fare qualche strana riunione segreta. Quando provava a chiamare Kimberly, rispondeva Oscar con tono minaccioso.
Vattene via da qua, stiamo facendo cose importanti. Maria era quindi preoccupata per i bambini. Loro non parlavano di Oscar, perché quando lui era a casa, Kimberly mandava i bambini da lei. Ma se un giorno gli avesse fatto qualcosa? Un giorno Kimberly bussò alla porta di Maria, quindi. Aveva gli occhi lucidi, un misto di speranza e disperazione. «Devo uscire, devo andare via, ecco», disse. «Oscar, il mio nuovo compagno, mi vuole portare a fare una vacanza di 2 settimane. Ti dispiace tenere i piccoli? Altrimenti li posso lasciare in casa con il cibo e tu dovrai solo guardarli di tanto in tanto, eh?» Maria ascoltava con il cuore pesante. «Allora è solo per poco, dai», chiese Kimberly. Non era la prima volta, ma stavolta sarebbe stato diverso. Sentiva che qualcosa stava per succedere. «Va bene, li voglio bene, quindi non mi va rimangano da soli in quella casa, ma cerca di tornare in fretta, ok? Sei la loro madre, hanno bisogno di te». A quella frase fece quasi finta di non sentire. «Ok, ok, ci vediamo», disse velocemente dando un bacio sulla fronte a tutti e tre per poi scappare di corsa. Oscar, nel mentre, continuava a suonare il clacson della sua macchina perché stufo di aspettare. Infine i bambini, anche loro un po' increduli, entrarono in casa senza sapere che forse non sarebbero più tornati nella loro. Erano confusi e un po' spaventati, ma c'era anche una speranza nei loro occhi. Decise Maria, lì per lì, di prendersi cura di loro, non solo come una vicina, ma come una vera madre. L'esperienza, pensò, le sarebbe stata utile se in futuro avesse voluto adottare bambini suoi. I vicini nei giorni a venire mormoravano, preoccupati per la scelta di Maria. «È troppo vecchia», dicevano. «Non ce la farà». Ma Maria sentiva dentro di sé una forza nuova, era determinata a offrire a quei bambini l'amore e la stabilità che meritavano. Sempre i vicini spesso passavano per casa sua per vedere come stessero. Erano ipocriti, perché prima non si preoccupavano minimamente quando erano in quella situazione precaria in casa con la madre, ma ora che se ne stava prendendo cura lei, che non era la madre biologica, erano tutti in allarme, come se fosse lei la cattiva. Aveva così cominciato a vedere i vicini camminare vicini al suo giardino e chiedere di tanto in tanto cosa volessero. Ma a quella domanda scappavano sempre via, sapendo di essere appunto ipocriti. Per loro esistevano soltanto i genitori biologici e solo questi erano affidabili, come se un genitore adottivo fosse da meno. Da lì cominciò le sue giornate Maria con i bambini. Giocavano, andavano a scuola e si divertivano. La quotidianità di Maria era cambiata drasticamente, ma in meglio, possiamo dire. Al lavoro finiva sempre i suoi lavori per potersi liberare prima, alcuni colleghi le chiedevano come mai. Ma lei era molto vaga in questi momenti e rispondeva semplicemente «perché ora sono felice di tornare a casa». Prima la sua casa era solo un'abitazione dove dormire, niente di più, niente di meno. Ma ora era il posto che amava di più, perché c'erano loro. I figli che non aveva potuto avere. Passarono così le 2 settimane, ma niente da fare. Sembrava, a quanto pare, che fossero stati abbandonati. Un'altra settimana più tardi, Maria provò ad andare in casa di Kimberly. «Ehi, c'è nessuno?» gridò da fuori la porta, ma a quanto pare no. Vide la porta aperta, però. Stranamente era solo socchiusa. Eppure le sembrava di averla vista chiusa tutto quel tempo. Entrando, l'odore la fece quasi svenire. Era tutto sporco e inquinato, come in una discarica di rifiuti organici. «È così che vivevano i piccoli, mio Dio!» disse. Addentrandosi più in là, vide altro sporco e altro disordine, arrivando infine alla stanza di Kimberly e trovò tantissimi vestiti buttati a terra a caso. Fece un paio di collegamenti, capì che Kimberly forse era tornata in casa, ma per prendere altri vestiti e andarsene. Sembrava anche di fretta. Ormai era certa Maria li avesse abbandonati. Tornata a casa e uscita da quella casa puzzolente, decise di parlarne con i bambini. «Venite qui, devo dirvi una cosa su vostra madre. Lei è andata via molto molto lontana e non tornerà per molto tempo. Vorreste rimanere con me ancora un po'?» Loro, confusi, dissero di sì, ma era chiaro non avessero compreso appieno la questione. Nei giorni a venire le cose non furono facili. Lei andò a denunciare alla polizia la questione, ma a quanto pare non sapevano dove fosse o cosa stesse facendo. Così continuò a sperare che un giorno sarebbe tornata per i suoi figli, ma nel mentre si fece fare dei documenti per adottarli ufficialmente. Voleva prendersene cura lei fino a quando non fossero diventati maggiorenni. Lo Stato però non la vedeva di buon occhio in quanto single e ci vollero quasi 6 mesi per riuscire ad ottenere l'adozione. Ci fu un momento che quasi rischiò di perderli, ma tutto era finito bene grazie alla testimonianza dei bambini che erano felici di stare con lei. La loro vita cambiò radicalmente, avevano cibo pronto ogni giorno, studiavano e si impegnavano per il futuro. Non stavano più fuori casa per giorni perché Maria non era tipa da abbandonarli per degli uomini. Infine tutti si sposarono, uno era diventato un importante avvocato in città, la più piccola era diventata un'attrice e guadagnava molti soldi, mentre il più grande era un dottore. Erano diventati lavoratori instancabili e amavano la loro vita grazie a Maria, che intanto continuava ad abitare nella sua casa, felice di aver contribuito, ma non era finita. Un giorno Kimberly era tornata a suonare al campanello di Maria. «Ciao, ti ricordi? Sono io, Kimberly, la tua vecchia vicina!» Maria non la fece nemmeno entrare.
Cosa succede? Mi ricordo che hai abbandonato i tuoi figli e ora torni qui dopo anni. Ma Kimberly, invece di chiedere scusa, disse: oh dai, non li ho abbandonati. Sapevo che erano al sicuro con te. Ma dicono dal comune che io non sono più la loro madre. Vorrei riaverne l'affido. Sai, ho visto che una è diventata addirittura un'attrice, ecco. Maria non capiva se era seria o meno, ma capì una cosa più importante. Oscar doveva averla rovinata. Era magra, molto magra, aveva gli occhi quasi fuori dalle orbite, come se si fosse fatta chissà quale sostanza. Lo sai che non puoi averne l'affido ora, sono adulti e non gli serve una madre come te di sicuro. Proprio in quel momento una macchina molto lussuosa si fermò davanti al giardino di Maria. Ciao mamma, siamo arrivati. Maria con un sorriso li guardò. Oh, eccovi, siete pronti per il pranzo. La figlia più piccola, che era diventata un'attrice, venne riconosciuta subito da Kimberly. Oddio Clara, sei tu, quanto mi sei mancata. Lei, confusa, chiese chi fosse. E tu saresti? E non chiamarmi con il mio nome. Se qualcuno mi riconosce, non potrò pranzare con mia mamma. Oh, ma tesoro, sono io, la tua vera mamma. Il più grande dei fratelli l'aveva riconosciuta e allontanò subito Clara da lei. Spostatevi, ragazzi, questa è la donna che ci ha abbandonati e so anche perché è qui. Tutti l'avevano capito, dopo tutto. Sei qui per il denaro, vero? Quali altri motivi avresti? Mi ricordo che da piccolo mi chiedevi di rubarli addirittura a scuola, ai miei compagni. Sei senza vergogna. Vattene via, non ti vogliamo. Andiamo, mamma, entriamo in casa. Guardò Maria e infine tutti e quattro entrarono. No, aspettate, fermi, voi mi dovete tutto, disse in ginocchio nel giardino di Maria. Tornate qua, ho bisogno di soldi, ho troppi debiti. Io e Oscar abbiamo bisogno di saldarli. Era convinta che i figli l'avrebbero aiutata, ma Maria ha sempre raccontato di come la loro vita fosse allo sfascio con Kimberly. E gli ha sempre raccomandati di non avvicinarsi troppo a lei per non finire risucchiati nel suo mondo. Kimberly rimase in giardino a piangere per 10 minuti. Dopodiché se ne andò e da lì non la videro più. A volte si chiedono che fine abbia fatto, ma non per mancanza, bensì per curiosità, perché erano curiosi di sapere come facesse una madre ad abbandonare i propri figli per così tanti anni senza pentirsene.